Mister, quest'oggi finalmente ci siamo riscattati un buon 2-0, un primo tempo abbastanza sofferto, forse avevamo la paura che ci portavano dietro dalle due sconfitte. Secondo tempo invece dopo il gol ci siamo sciolti e abbiamo giocato meglio. È chiaro che fare una partita brillante, una prestazione brillante di un calciatore positivo dopo due sconfitte non era facile. Tutte e due le squadre eravamo abbastanza timorosi, ci sta. Tutto sommato, però, sulle grosse occasioni da gol non abbiamo concesso neanche il primo tempo. È stata una partita un po' priva di emozione. È chiaro che diventa poi tutto difficile. Abbiamo fatto la nostra prestazione, già era importante fare gol, vincere, sbloccarla. Ci siamo riusciti. Poi è chiaro che una volta che fai gol diventa tutto un po' più semplice. L'espulsione, sicuramente, nel finale ci ha facilitato, ci ha reso il compito più facile. Però, già era importante fare 3 punti senza se e senza mai. Ce l'abbiamo fatta. Quindi, complimenti, ragazzi. Un applauso va a Gatelli che è riuscito a fermare il nostro ex Mario Chessa in alcune circostanze che potevano diventare pericolose. Mario Chessa lo conosciamo tutti, è stato qui parecchi anni, un anno che con me è un giocatore per questa categoria determinante, un giocatore che ha qualità uniche, soprattutto nell'uno contro uno, e quindi bravi a tutta la squadra, perché imitare un giocatore con quale qualità non è facile. Per il resto, bravi a tutti, perché oggi davvero, dopo due sconfitte così, con due prestazioni di questo tipo, la paura c'era, non è inutile nascondere, siamo una squadra giovane, con un allenatore giovanissimo, la paura c'era e quindi la voglia di vincere ha prevalso e siamo stati bravi a portarla a casa. È stato fatto qualcosa in settimana sulla fase difensiva perché ho notato oggi un deciso miglioramento rispetto alle due partite. Abbiamo avuto pochi giorni per lavorare, è chiaro che penso che la partita sia il miglior allenamento, penso che andando avanti ci sono molti ragazzi giovani, ci sono molti ragazzi nuovi, quindi partita dopo partita si acquisisce confidenza col compagno e tutto diventa più facile. È chiaro che dobbiamo migliorare perché questa squadra per me ha dei margini di miglioramento enormi, c'è tanto da lavorare, però sono contento di avere questo gruppo a disposizione che ci mette tanta tanta abnegazione in settimana per un allenatore. È uno spettacolo avere un gruppo che lavora in settimana. Domenica trasferta a Legnano, che partita ti aspetti? È una partita difficile contro una delle squadre probabilmente più competitive, più attrezzate. Noi però siamo una squadra giovane che deve andare su tutti i campi a provare a giocare a pallone, lo sappiamo. E quindi andiamo là come abbiamo fatto in tutte queste partite, provando a dire la nostra anche su un campo, una trasferta così difficile.